Ok amici, ben ritrovati per questo nuovo appuntamento del cocktail musicale Le Interviste. Quest'oggi in studio con noi un giovane, oltre ad essere un cantautore, è anche diventato un autore. Ha scritto due libri e lui è Vladimiro Lamantia. Vladimiro, benvenuto. Grazie, grazie, salve a tutti, io vi ringrazio, ringrazio in particolar modo Pino Arena, che lo ritengo un grande amico, un amico di tanti anni, di tante esperienze, e di conseguenza io devo a lui la mia presenza qui per questa intervista. Hai sottolineato cantautore, sì, cantautore lo sono stato per tanti anni, quando ho iniziato la mia carriera di autore e quindi per quanto riguarda la scritturazione di testi musicali. Adesso poi mi sto dedicando da quasi 5 anni a quello che è la scritturazione di libri. Il tuo primo libro si intitola Il cielo di Roger. Parlaci un po' di questo tuo libro, di questa tua ispirazione. Quanto tempo ci hai impiegato a scrivere questo primo libro e a pubblicarlo? Sì, il libro per quanto riguarda la scritturazione, perché c'è un grande lavoro dietro, circa un anno e mezzo, è quando l'ho iniziato. Ho cercato di trovare i personaggi adatti per quanto riguarda la trama, è un genere di fantasia, il okay. Cielo di Roger, infatti come raffigurato nella copertina, adesso spiegherò il perché di questa copertina, rappresenta un genere che si intreccia tra la fantasia dei sogni di un bambino, il protagonista appunto Roger, e la realtà che fa parte della storia di questo libro. Roger è un bambino di 8 anni, però ha la capacità di immedesimarsi in tutto quello che sono le situazioni che riguardano la società che vive, e di conseguenza tutti gli avvenimenti che si intrecciano li vive in maniera particolare, in maniera molto emotiva. E la sua curiosità gli pone tante domande al protagonista, altro protagonista di questo libro, che è il nonno Albert, che si prende cura per quanto riguarda la crescita e la maturazione di questo bambino. È ambientato in un paese che, adesso spiegherò il perché, in particolar modo suscita interesse, che sono gli Stati Uniti, quindi ambientato a New York. E queste storie fanno parte appunto di quello che è il suo percorso di crescita. Roger vive in un ambiente particolare, perché vive anche di questa solitudine dovuta alla mancanza dei genitori, perché il padre vive in un altro stato degli Stati Uniti, essendo un legale di successo, la madre una professoressa di lettere e filosofia in una università della Louisiana. Questa lontananza lui la vive male, quindi affida le domande su quello che è il mondo che vive al nonno Albert, che ha questo compito importante di dare le giuste risposte. Questa è tutta fantasia, tutta farina del tuo sacco, come si suol dire. Sì, ho cercato, io quando ho iniziato ho pensato di mettere praticamente in pratica quello che la creatività che avevo allora quando scrivevo testi musicali, che poi ho approfondito poi con uno studio per quanto riguarda la metrica, come ho fatto per le canzoni, ho approfondito poi con la scrittura creativa quello che è scrivere un libro, che è del tutto diverso. Però la caratteristica principale, secondo me, a parte la passione, è la creatività, quella che ho sempre ritenuto di avere per poter inventare delle storie. Delle storie. Poi tra l'altro tu, negli anni che furono, oltre a fare il cantautore, ha anche interpretato degli artisti, cioè facevi le cover, ma in particolar modo, io mi ricordo, hai fatto anche un tuo concerto in uno spettacolo in cui io presentai in quell'occasione, tu hai presentato l'artista che è più ti si avvicina alla tua personalità, ovvero Adriano Celentano. Adriano Celentano, sì, va bene. Personaggio, il personaggio, diciamo simbolicamente parlando, di quando ho iniziato a cantare, quando iniziai allora all'inizio, in radio, che magari telefonava l'ascoltatore per chiedermi una canzone di Adriano Celentano e io la interpretavo.
Per esempio, un saluto così agli amici del cocktail musicale, all'Adriano Celentano. Ah, devo fare un saluto certo. Per l'Adriano Celentano. Mi ricordo, dobbiamo ritornare ai vecchi tempi. Sono passati tanti anni. Beh, buonasera Pino, ti ringrazio per questa intervista. Io sono qui, tu sei lì. Tu sei lì, io sono qui. Noi siamo qui. Siamo tutti qui. Allora, va bene. Torniamo. No, noi siamo qui oggi per presentare i tuoi libri. Questo è il tuo primo libro, Il cielo di Roger. Hai un po' spiegato un po' il tutto. O manca qualcosa? Allora. C'è qualche capitolo a cui sei legato di più? No, praticamente, allora, tutti i capitoli intrecciati per quanto riguarda i personaggi, in questa lettura che ritengo scorrevole, riguardano questo percorso di Roger nella ricerca di questo mondo diverso. Il suo sogno, in particolar modo, è quello di volare un giorno, sognando di vedere un mondo completamente diverso, quello che riguarda il rispetto dei valori sì. Civili e sociali, e il perché di queste domande è perché lui vive un avvenimento in particolar modo importante che segna il giorno del suo compleanno. Praticamente il giorno del suo compleanno, che sarebbe il famoso 5 settembre che è uscito nella quarta di copertina, sì. Perché sei giorni dopo il suo compleanno avviene praticamente qualche avvenimento che cambia, diciamo, vabbè, si deve ovviamente leggere il libro, che cambierà quello che è la storia degli Stati Uniti. Lui praticamente festeggia questo compleanno, successivamente avviene quello che ognuno di noi non si aspetta, l'11 famoso settembre del 2001, il famoso attentato alle Torri Gemelle. Appunto dico tra fantasia e realtà, c'è la fantasia di un bambino ma la storia reale degli Stati Uniti che colpisce emotivamente Roger per quanto riguarda la sua crescita. E il perché di queste sue domande, di questi avvenimenti, del non rispetto, e poi parlerò anche per quanto riguarda l'ambiente climatico e tutto quello che avviene come elementi di questo libro, sono le domande che lui pone al nonno Albert, il perché appunto l'uomo non pensa di poter cambiare rotta per poter salvare il mondo, fino a quando si è in tempo, la salvaguardia ovviamente della natura nei suoi aspetti per quanto riguarda gli aspetti climatici che l'hanno devastata. E quindi fra quello che è l'attentato alle Torri Gemelle, tutti questi elementi sono motivo di paura da parte di Roger che pone al nonno Albert tutte queste domande complesse. Lui deve dare le giuste risposte. Le giuste risposte. Dove possono trovare questo libro i nostri amici che ci stanno guardando in TV, che stanno ascoltando questo appuntamento musicale, il Cocktail Musicale Live, che tra l'altro ricordiamo è una produzione ANS TV? Dove lo possono trovare? Si trova ovviamente su tutti i siti online, Amazon, Jugendprint, IBS, Mondadori, Feltrinelli e in tutte le librerie fisiche. Ok. Questo è per quanto concerne il tuo primo libro, poi ne abbiamo un altro, scritto un altro che sì. Si intitola Il mistero di Anna. Parlaci di questo nuovo libro. Ecco, in questi anni sì, poi ho voluto cambiare praticamente genere. Dal genere di fantasia e realtà del cielo di Roger a un qualcosa di più attuale. Il mistero di Anna, come nel titolo e nella copertina di questo libro, ritrae praticamente la foto di un lago, praticamente guardando da vicino si vede proprio l'acqua, da lontano magari più difficile. Il mistero di Anna, storia di una donna coraggio, che il sottotitolo è protagonista un legale, appunto Anna, che deve praticamente combattere quello che è la società attuale, scegliendo ovviamente di fare il legale sulla scia di quello che è stata anche la carriera del padre, che era un noto legale, che aveva affrontato diverse situazioni riguardanti appunto vari sue vicissitudini. Anna praticamente vive all'età di 20 anni una
è vittima di stalking. Di conseguenza questo trauma legato allo stalking la porta a scegliere di fare il legale. L'avvocato. Un legale di successo che praticamente poi vive tutte queste situazioni legate appunto a questi avvenimenti, specialmente anche le storie che riguardano il bullismo. C'è qualcosa in particolare che hai voluto specificare in questo libro o in qualche capitolo o qualcosa a cui sei più legato? Praticamente un elemento importante, a parte la sua carriera, riguarda la sua vita familiare, perché vive un rapporto difficile con i figli e un rapporto difficile anche con il marito, che è un noto ingegnere di Roma, in quanto lei è vittima appunto di violenza da parte del marito stesso. Io infatti nella quarta di copertina poi scrivo una frase indicativa che può dare anche qualche elemento in più su quello che è la trama del libro. La posso anche leggere. Certo, perché no? Una famiglia agiata che cerca il senso della felicità, la frustrazione di non poter uscire facilmente dal tunnel. Anna è una donna piena di risorse, ma paga il prezzo di una bellezza ossessiva. Un amore troppo grande, manifestato con incessanti scene di gelosia da parte del marito, stimata nel lavoro, aveva forse dei nemici. Il mistero è nascosto nel lago, appunto il perché di questa fotografia. Altro elemento, la copertina del libro. Sì. Poi scrivo cosa sarà successo, troppe incognite si nascondono nella sua vita, perché poi nel seguito di questo libro il lettore dovrà scoprire quello che accadrà appunto a Anna, e lasciamo nella curiosità ovviamente il lettore. Perciò è da leggere. È da leggere. Comunque per chi ama leggere è da leggere. Tratto da una storia vera, come si suol dire, una realtà. Allora, è una realtà perché la società attuale, ovviamente personaggi... Sono di fantasia, ovviamente. Ho voluto creare questa storia perché proprio per riflettere su quello che sono appunto questi elementi importanti che viviamo con i mass media, tutte queste violenze che seguiamo ogni giorno in TV, quindi avvenimenti di bullismo, stalking, insomma, e via dicendo. Stai già lavorando a qualche altro progetto? Attualmente sono impegnatissimo con il mio gruppo culturale che si chiama Cuore, Parole, Pensiero, che è nato 3 anni fa, quando ho iniziato quindi questa mia attività di scrittura, e si impegna per promuovere la lettura e la scrittura, per cui sì, mi impegno con il gruppo e continuo ovviamente a scrivere e portare avanti questi progetti per promuovere la lettura, la scrittura e la cultura. Poi tra l'altro tu curi attivamente questo tuo gruppo su Facebook. Anche? Sì, per quanto riguarda la visibilità del gruppo, anche su altri gruppi, diciamo. Su altri canali? Su altri canali social, sì. Mentre hai un bel seguito tra le altre cose. Sì, il gruppo è abbastanza seguito, anche perché ho creato questo programma di condivisione culturale per dare la possibilità anche ad altri scrittori per crescere insieme nella scrittura e per poter promuovere anche i loro libri. Un tuo consiglio a chi volesse intraprendere questa tua carriera, con questa tua passione? Intanto cercare di essere umili, perché l'umiltà porta a crescere, e proprio per questo motivo ho creato questo gruppo, per poter condividere con gli altri, anche scrittori che hanno magari molta più esperienza di me, il loro modo di scrivere. Leggere molto, perché sono, prima di scrivere, mi ritengo un grande lettore, divoratore di libri di qualsiasi genere, thriller... E poi mi piace molto leggere libri di letteratura, di filosofia, astronomia, che è la mia passione. Insomma, leggere moltissimo, perché leggere aiuta a potersi esprimere meglio e a poter scrivere. E poi, a parte l'umiltà, anche la passione, anche quel modo di curare quelle caratteristiche che uno può avere. Se uno sa di avere della creatività, curarla con corsi magari di scrittura creativa per poter migliorare la propria scrittura, poter migliorare la sintassi, il modo di scrivere. Quindi chi vuole iniziare, tutti lo possono fare ovviamente, perché ognuno ha il diritto di esprimere le proprie idee scrivendo, di aggiornarsi e confrontarsi sempre anche con altre persone con più esperienza. Se dovessi fare una scelta, tornare a fare il cantautore o continuare a fare lo scrittore, cosa sceglieresti?
Ma è una domanda complessa perché, come ben sai, ci siamo conosciuti con questo, con il mondo radiofonico, con la musica. Per me la musica ha rappresentato tutto. Io ho vissuto con la musica, sono cresciuto con la musica. Ero un bambino quando io imbracciai la prima chitarra e iniziai a cantare le canzonette che possono cantare tutti i bambini. Poi ho continuato da adulto a fare diversi festival. Non ho mai abbandonato la passione della musica. A casa ho una tastiera, ogni anno in estate faccio qualche seratina, però adesso il mondo editoriale prende più spazio e il gruppo è molto impegnativo, per cui non riuscirei a riprendere la scelta di cantare. Non l'ho mai abbandonata perché se dovesse avere l'occasione io sono sempre disposto, pronto a tornare in scena. Ok, Vladimiro, noi ti ringraziamo per essere stato qui con noi in questo appuntamento, in questo cocktail musicale, le interviste, e ti auguriamo veramente tanta fortuna, tantissimo, un in bocca al lupo grande. Grazie, io ringrazio tutto lo staff di questa meravigliosa radio. Ringrazio te, Pino, perché ci siamo legati da una amicizia, abbiamo condiviso tante cose, per cui è un'emozione ritornare ed essere ospite in questa trasmissione per questa importante radio. Complimenti. Grazie ancora, un saluto a tutti voi che ci seguite assiduamente e appuntamento alla prossima, al prossimo cocktail musicale, le interviste. Ciao a tutti.